esce il cantautore Vittorio Valenti con il nuovo singolo Non farà male. Ciao Vittorio. Ciao, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori. Buon ciao, pomeriggio. Ben trovato, buon pomeriggio a te. Noi ci siamo già sentiti per il tuo singolo precedente. Sì, per Polvere, sì. Esatto, esatto. Sì, sì. Non farà male, qui c'è un po' di passione, di arrabbiatura, è vero? Per un amore totale, ma un amore che finisce male? No, diciamo che comunque è già finito, diciamo che comunque è già finito, però... Ah ecco, non finisce male ma è già finito. Sì, no, nel senso, allora, è già finito ma non è finito, nel senso che è già finito però... In realtà se c'è un ritorno, se c'è qualcosa, in realtà non sofferto, ma non con la persona stessa con cui si è sofferto, quindi con cui si è già passato quelle cose, ma in generale, in un ritorno dell'amore in generale, comunque è come quasi come dire non vi spaventate di a ritornare ad amare o cose del genere, ecco, quindi a riprovare sentimenti. Ah, ecco, quindi, quindi vabbè, questo amore è finito, non farà male. Ma lì per lì fa male. È praticamente in realtà è il sentimento, ecco, che praticamente è il sentimento non nei confronti di una persona ben precisa, ma il sentimento in generale, che magari siamo convinti che sia finito, invece non è così, perché non bisogna avere la paura di non ritrovarlo più, perché magari potrà già farci danno, potrà farci stare male, ma in realtà non farà male ritrovare quel sentimento, certo, di trovare quell'amore. Invece sai, in controtendenza a quanto dici, in contrapposizione, no, in controtendenza, tempo fa, sì, tanti anni fa, Piero Cassano invece cantava Passerà ma fa male. Sì. Proprio in contrapposizione, sì, diciamo, a quanto dici. Sì, esatto. Infatti. Esatto. Allora, esatto, artista e autore del brano, giusto? Sì, gli arrangiamenti sono stati fatti da Sabatino Salvati e Emanuele Emic in arte Mattozzi. Invece la scrittura del brano è stata fatta completamente da me, quindi ho scritto il testo, la melodia e poi gli arrangiamenti fantastici, è stato un lavoro bellissimo che sono fatto da Sabatino Salvati e Emanuele Mattozzi, che sono due, a parte li stimo un sacco per il loro lavoro e per come lo svolgono, e poi sono due grandissimi artisti, ecco, sono non i due migliori, ma sono abbastanza ferrati nel campo, ecco. Io mi ricordo di te perché mi dicevi che il tuo percorso era iniziato ascoltando i Beatles, ti ricordi? Parlavamo della musica semplice, sì, ma super comunicativa dei Beatles. Sì, io infatti sono nato praticamente con i Beatles, per me era quella la mia aspirazione, era diventare uno di loro, fin da piccolo. Ah, uno di loro volevi essere, il quinto? Sì, volevo essere il quinto, appunto. Ero proprio appassionato un sacco, poi ovviamente crescendo ho capito che non poteva essere così e quindi ho detto ma vediamo se riesco a farlo da solo quello che devo fare, speriamo di riuscirci. Tu sei del 98, vero? Sì, del 98. Sei giovanissimo, giovane. Sì, ho 20 anni, ancora ho tanto, credo di avere tanto davanti. Sì, tanto davanti, assolutamente sì. E sei nato in provincia di Siracusa? In provincia di Siracusa. Tra l'altro, Vittorio, hai la stessa età di mia figlia, anche lei è del 98. Ah, eh sì. E anche lei musicista. Ah, anche lei suona. Sì, però lei suona sempre. Adesso sta facendo il conservatorio, ha fatto il liceo musicale, eccetera, eccetera, suona da sempre, ma non fa dischi perché non vuole fare i dischi, o perlomeno non vuole il successo. E allora vabbè, quelle ovviamente sono anche scelte. Sono scelte, sì. Infatti adesso continuerà a studiare musica, poi vedremo. Bene. Ok, questa è una parentesi. No, perché ho visto, sì, 98, allora mi è venuta in mente naturalmente lei. Certo. Dunque, tu intraprendi questo percorso musicale ascoltando i Beatles, e sì, però poi suoni in una band, suoni e canti, sì, in una band, giusto? Sì. All'inizio. Sì, sempre successivamente comunque ho abbandonato per proseguire la zona del percorso musicale. Ok, poi intraprendi il percorso naturalmente come solista e con l'etichetta Rosso al Tramonto. Con la Rosso al Tramonto, sì, con cui etichetta l'ho acquistata da circa 2 anni. Hai inciso 17 anni nel 2016, avevi proprio, sì, 17 anni, no? Forse... Sì.
esattamente. Forse qualcosa in più nel 2016-18? No, 17. Ok. Mi sa 17 ancora. Che non avevo ancora fatto, diciamo. E poi di questo ne avevamo anche già parlato, che avevi aperto il concerto nel settembre 2017 di Silvia Mezzanotte. Sì. Ho già aperto il concerto di Silvia Mezzanotte, grazie a Dio, quindi è una grossissima soddisfazione anche quella. Ci credo. Quindi insomma, sono sentito un attimo far parte della storia della musica italiana. Assolutamente sì, abbiamo avuto ospite Silvia Mezzanotte qui ai nostri microfoni, proprio presente in studio. È incredibile, incredibile davvero. Lei ha fatto uno stage nella scuola di musica che ospita anche Radio Incontro negli studi. E sì, c'è una scuola di musica dove siamo noi, la Musical Academy. Ah. E lei è venuta a fare uno stage con dei ragazzi naturalmente che studiano musica qui. Poi la sera hanno fatto un concerto, ma mi sembra di avertelo già raccontato questo. Sì, è vero? È bellissima, bravissima, hai ragione tu, sì. Ti sei sentito parte della musica italiana. Sì, per un attimo sì, infatti è stata bellissima, è una bellissima sensazione. Veramente. Come mai sei stato scelto per aprire un concerto di Silvia Mezzanotte? Devi avere delle qualità. Sì, io credo appunto sia per le qualità, credo che sia un po' per l'intraprendenza, per una serie di cose che si sono messe insieme, quindi insomma è spuntato fuori questo. Io credo, perlomeno, poi non so ovviamente le scelte perché sono state prese di preciso, però suppongo che siano state prese per questo. Per la mia intraprendenza, credo nel campo, anche perché sono un tipo che comunque non si ferma davanti agli ostacoli e davanti ai primi problemi, davanti alle prime cose, sono un tipo che va a fondo, quindi mi hanno sempre visto fare avanti e indietro, a destra e a sinistra per la musica, quindi credo che ci sia anche questo nel mezzo. Poi ovviamente bisogna mettere in tutto ciò, bisogna inserire anche un po' di, credo, di passione, e magari ci deve essere anche un minimo di bravura per riuscire a fare, quindi credo che sia stato un misto di tutte queste cose che mi aveva permesso di fare tutto ciò. Beh, certo, assolutamente sì, altrimenti niente viene per niente. Infatti. Soprattutto in un mondo dove bisogna essere bravi, altrimenti non si arriva. Ma giusto così, è giusto così. Ma sì, sicuramente che ben venga, anzi, se viene comunque ripagata la professionalità, ripagata la bravura e queste cose, allora c'è meritocrazia, quindi sono molto felice che sia così, ecco. Quindi questo aperto e chiusa parentesi, appunto, per i sistemi che ormai oggi sono un po' così all'avventura vanno, ecco, per come arrivano le cose. Quindi certo. Sono molto felice, anzi, che ci sia magari in alcune cose meritocrazia, anzi ti posso dire sono più felice quando c'è meritocrazia, purché non sia nei confronti, anche che io la veda nei confronti degli altri, però purché io veda nel campo della musica molto, molto di più rispetto agli altri campi, quando io vedo la meritocrazia lì, allora dico cavolo, allora sì che sta andando bene la cosa. Quando invece vedo, sai, che magari si fanno le cose tanto perché si devono fare, allora lì mi cade un po' la montagna che ho costruito attorno a questo mondo. Certo, sono d'accordissimo con te, assolutamente sì. Senti, diamo a questo punto i nomi del cast che ti ha aiutato a realizzare questo nuovo singolo. Allora, il cast, appunto, come ti dicevo, è stato composto da Sabatino Salvati ed Emanuele Mattozzi. Poi c'è il perno, quindi l'elemento fondamentale della mia carriera, dei miei singoli, delle mie scelte, che è Antonio Salvati, e questo lo urlo a voce alta perché è veramente stato lui a inserirmi, a credere in me, a portarmi ancora avanti fino ad oggi. E quindi Antonio Salvati sarebbe il mio discografico e sono molto felice. Sì, sì, sì. E poi insomma Rita Vossa, che è una grandissima discografica anche lei, molto brava nel suo lavoro. E insomma questo è il mio cast più stretto. Poi c'è Chicco Palmosi, che con cui lavoro anche, che è molto 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 bravo. C'è Luca Sala, con cui ho composto anche Polvere, come ti dicevo nella scorsa intervista. Quindi questo è il mio cast artistico, se così lo vogliamo chiamare, e ne sono molto felice e fiero. Certo. Bene, allora, dopo aver dato il nome dei cast, salutiamo anche Giovanni Germanelli per... Certo, scusami, guarda, mamma mia, mi stavo dimenticando. Un abbraccio fortissimo invece a Giovanni Germanelli, appunto, che è stato lui a promuovermi e che continua a farlo tuttora in tutte le radio
con cui fino ad oggi ho avuto collaborazione, stanno solo grazie a lui, quindi soprattutto un grosso ringraziamento va a lui. Giovanni, mi dispiace, l'ho dimenticato perché io pensavo a un cast artistico, quindi non pensavo a un cast di... No, ma infatti io ti ho chiesto il cast artistico, poi avrei concluso con chi si occupa della promozione dell'ufficio stampa. Certo. E lo salutiamo sempre Giovanni Germanelli, perché vi segue davvero molto molto attentamente, quindi siamo felici di questo. E io sono felicissimo anche appunto di quello del lavoro che lui sta facendo anche con me, perché veramente sta andando alla grande, come ha già fatto con Polvere, alla grandissima, davvero. E sono molto felice. È vero, Vittorio, sono d'accordo con te. E poi in chiusura dobbiamo dare i contatti. Sì, certo, i miei contatti social. Per trovarmi su Instagram basta cercare vittovale.official e mi si trova subito su Instagram, se no basta anche cercare Vittorio Valenti, si può trovare tranquillamente sui social. Oppure su Facebook anche come Vittorio Valenti, stessa cosa su YouTube. Perfetto. Concludo con il tuo sogno nel cassetto. Il mio sogno nel cassetto: riuscire a trasmettere emozioni. Quindi, è l'unico sogno nel cassetto. Quindi il tuo sogno nel cassetto è semplicemente... No, non è una cosa semplice, assolutamente. No, non è assolutamente semplice. Non è semplice, però magari mi aspettavo che mi dicessi, che ne so, partecipare a Sanremo. No, vabbè, quello è tutto un contorno. La parte principale non ci dobbiamo dimenticare che nella musica è comunque trasmettere qualcosa, se no è inutile che si fa musica. Io sono del parere che la musica non si fa per il successo, la musica si fa perché... si deve dire qualcosa, si ha qualcosa da dire, allora si fa in modo musicato, perché magari è molto più animata la cosa, è molto più pathos, come posso dirlo, ha più senso, ecco, un discorso. Sì, è vero. Ecco, quindi la musica per me è quella, che poi ci si arrena a queste cose, sono semplicemente dei mezzi per arrivare a più gente, però non è quello per me il percorso musicale, ma il primo si trasmettere, dopo che sei trasmesso, quando hai preso il pubblico, perché hai trasmesso, l'hai preso e basta, non lo lasci più. Certo, quindi. Sono d'accordo, assolutamente, sì. Bene, a questo punto, come dice Silvia Mezzanotte, ti faccio in bocca al lupo, viva il lupo. Viva il lupo, sempre. E viva il lupo sempre, e niente, ci sentiremo magari a settembre, se vuoi. Intanto ti godi la tua Sicilia, credo. Sì, sono al momento sono in Puglia, la bellissima Puglia, però mi sto godendo anche questa. Bene. Mi sto godendo anche questa, sì. Un abbraccio a te, un bacio a te, ma anche a tutti i siciliani all'ascolto. Una terra bellissima. Grazie mille, grazie, un abbraccio anche a voi e a tutti i radioascoltatori. Grazie Vittorio, e noi ascoltiamo Vittorio insieme a te, Non farà male, questo suo nuovo singolo. Ciao, a presto. Bene, prestissimo, buona estate. Ciao, buona estate con Vittorio Valenti, Non farà male. Scusa, sai se sono ma tu non vuoi più vedermi un solo istante, e se poi stringendomi ti accorgerai che non sono un altro errore ma noi due, faccio posto un solo cuore stretto in due, io con te. Posto in cui siamo noi, senza lividi sui volti, ma se vuoi cercami dove sai, eravamo sempre solo noi, a scaldarci in un abbraccio e poi io con te.
farà male. Radio Incontro Tecnico.